presidente dell'associazione Santa Roma Antica, che ha curato un nuovo catalogo del nostro grande pittore Francesco Netti. Avete appena ascoltato una musica da me composta e lui dedicata, dal titolo Musicordis, che è quella musica che proviene dal cuore, ed eseguita dal chitarrista e mio collaboratore, il maestro Nico Albano. Vogliamo innanzitutto l'occasione per ringraziare subito i collezionisti e gli enti che ci hanno permesso di fotografare e pubblicare le opere del nostro grande Francesco Netti. Anche molti musei sparsi in tutta Italia, la Pinacoteca Provinciale di Bari, il nuovo polo museale ultimamente realizzato a Conversano, che ha 7-8 quadri del nostro grande artista che purtroppo non sono venuti a Sant'Elmo per motivi che è inutile che stiamo a ribadire. È stata una ricerca molto ardua, difficile, dispendiosa, sotto tutti i punti di vista, anche finanziari oltre che umani. Però siccome Sant'Elmo purtroppo soffre di un ritardo culturale notevole, spero che con questo lavoro ciò l'abbiamo un po' abbreviato. In queste ricerche di questo tipo abbiamo incontrato un pubblico variegato, galleristi onesti oppure senza scrupoli, intermediari, periti che scrivono delle expertise, cioè delle certificazioni false perché si lasciano corrompere, eccetera. Quindi il mondo dell'arte è anche costellato di un po' di malavita, diciamo. Altri grandi sono stati sempre purtroppo dimenticati. Il caso di Chiara Giannini, ci sono voluti 300 anni per farla riemergere, che poi tra l'altro è nata come Francesco Netti, e l'avvocato Vito Tangorra nel mese di dicembre. Quindi li ricordiamo assieme e ringraziandoli per quanto hanno fatto per il nostro paese e indirettamente anche scusandoci per quello che poi non abbiamo fatto e al tempo debito. Comunque questi sono altri discorsi. Proseguiamo con la musica, visto che siamo seduti su un amplificatore, quindi vi faremo ascoltare il brano Yasmin, questa volta in esecuzione acustica, chitarra e voce, con Nico Albano e la meravigliosa Marika Spadafina. Quindi Yasmin, che poi significa fior di gelsomino, il simbolo di tante virtù, purezza, eccetera.